Inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso, l'esposizione Racconti e suggestioni di Alessandro Gavilli, visitabile fino al 18 giugno. Sono 20 le opere esposte dell'artista cortonese, animate da cavalieri medievali, animali chimerici, giungle metropolitane, suggestivi scorci della Cortona millenaria, che attraverso il bianco e il nero e tocchi di colore evocano una sintesi metafisica e simbolica tra vita e sogno, mito e realtà. Credo che uno dei fili conduttori sia proprio qui davanti, è la fratellanza. Il tentativo dell'artista di scavare a fondo i sentimenti, i valori, specialmente in un periodo così delicato. Infatti un'altra opera è proprio relativa al Covid-19, è uno studiare, un meditare lo spirito umano, ritrovare i valori che sono profondi, che sono antichi, come la nostra Cortona da cui proveniamo sia io che l'artista, e che oggi riceve qui a Firenze un bel segnale anche di attenzione per il nostro territorio. Questo palazzo continua ad aprirsi verso l'esterno e lo fa oggi accogliendo uno degli artisti cortonesi cui sono più legato anche dal punto di vista umano, perché ci piace passare del tempo insieme. Sono un amico di Alessandro e sono veramente contento che oggi la sua arte, il suo lapis sia protagonista di questa mostra in Consiglio regionale. Questa mattina è una mattina speciale perché sto esponendo in uno dei locali più prestigiosi di Firenze e ho cercato di dare il meglio per quanto riguarda il pensiero, quello che uno può trasmettere alle persone, e tutto quello che disegno, tutto quello che faccio, come ad esempio Africa, che rappresenta la tragedia dei profughi, oppure chiaramente fratellanza, oppure il Covid-19, ma ce ne sono anche altri, tipo come il Toro Loco, raccontano delle storie umane in cui ognuno si può rappresentare e riflettere, perché al giorno d'oggi manca molto la riflessione. Le persone sono molto più legate al vedere, al mangiare e fuggire, invece c'è bisogno di pensare, di riflettere e di ascoltare. Quindi io ringrazio che mi ha dato l'opportunità di esporre in questa bellissima sala, e grazie a tutti. La mostra attraversa un po' tutti i momenti più significativi della pittura del Novecento, dall'espressionismo al cubismo, all'astrattismo, insomma c'è un po' di tutto, una sintesi di queste correnti pittoriche che Alessandro Gavilli riesce in qualche modo a fissare in questi argomenti che egli intende comunicare allo spettatore. Ecco, non è più l'interesse verso il quadro, ma l'interesse verso chi osserva, in modo che i sentimenti che egli cerca di sintetizzare in questi dipinti possano giungere allo spettatore e migliorarlo soprattutto. A Firenze, domenica 12 giugno, al Teatro di Cestello, si svolgerà lo spettacolo di beneficenza Un fiore per l'Ucraina, patrocinato dal Consiglio regionale della Toscana e promosso da 10 associazioni per raccogliere fondi da destinare a medicinali e generi di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina, gravemente colpita dalla guerra. Un appuntamento che vuole essere un momento di condivisione tra fiorentini e rifugiati ucraini, tra cui anche molti adolescenti e minori. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale per dare vita ad uno spettacolo di musica, magia, racconti e suggestioni, coordinato e condotto dall'attore e regista Marco Predieri insieme a Raffaele Totaro e Maria Rita Scibetta. Questo evento nasce come un'occasione di solidarietà, di spettacolo e di accoglienza. È una cosa che è stata pensata insieme a Serena Vavolo, presidente di Un fiore per la fortezza, Altrove Teatro e ad altre 8 associazioni fiorentine, per creare appunto un momento di solidarietà ma anche di accoglienza. Questa serata parteciperanno infatti alcuni ragazzi, giovani, bambini con le famiglie che sono ospiti a Firenze. Chiaramente stiamo parlando di cittadini ucraini che sono in questo momento ospitati a Firenze,
e poi il ricavato della serata, quindi i biglietti, andranno a sostenere l'invio di medicinali e generi di prima necessità per la popolazione ucraina, dove sappiamo che manca praticamente tutto. Io ho parlato anche con la responsabile del consolato onorario ucraino a Firenze e con Eka, cantautrice ucraina, che sarà presente nella serata, e mi hanno raccontato molto di più di quello che sappiamo dall'informazione e dai media, e anche di quello che realmente manca. Non hanno acqua, non hanno elettricità, non hanno ovviamente medicinali, gran parte della sanità in Ucraina è stata cancellata, annientata, quindi è importantissimo riuscire a fare qualcosa, e questo è il primo scopo. Il secondo appunto è quello, attraverso la bellezza, l'arte, la musica, la magia, di portare un ponte che sia di pace, un ponte di fraternità, italiani e ucraini insieme, e quindi ricreare una serata anche di serenità insieme. In Ucraina si va molto a teatro, e questa è una cosa che forse qui si sa pochissimo, e tutti abbiamo in mente le immagini di un teatro, quello di Mariupol, che è stato anche luogo di accoglienza. I teatri sono questo, sono luogo dove si rappresenta la vita, si racconta l'essere umano, ma sono anche luoghi di accoglienza, e questo vogliamo essere. E con noi in questa serata ci saranno degli artisti, tutti quanti presteranno la loro opera gratuitamente, chiaramente e volontariamente. Lo stesso Teatro di Cestello, che ci accoglie, mette a disposizione la sala e le sue strutture gratuitamente, e questi artisti saranno Michele Pecora, che è un cantautore che immagino tutti conoscano, un cantautore italiano che ha scritto delle cose bellissime, Eka, appunto, cantautrice ucraina, e sarà riconoscibile dal pubblico ucraino che sarà qui a Firenze, e la faremo conoscere anche al pubblico italiano. E poi una band giovane che si sta lanciando nel panorama pop rock italiano, i Mighty Napple, un'altra cantautrice italiana, Silvia Vavolo, e un mago, un giovane prestigiatore che è stato volto di Disney Channel, che è Mattia Boschi. Ci tengo a dire che sono tutti professionisti, e quindi sono tutti appunto operatori dello spettacolo dal vivo. Voi sapete anche quanto abbia sofferto negli anni scorsi, il settore dello spettacolo dal vivo, che è rimasto senza lavoro, quindi ancora di più c'è un elemento di valore nel prestare da parte di professionisti gratuitamente la loro opera. Io sarò in scena a condurre questa serata, e con me ci sarà anche Raffaele Totaro. Ovviamente l'invito è aperto a tutti i cittadini, il biglietto è volutamente popolare, 15 euro, e badate bene che 15 euro si spendono a vedere uno solo di questi personaggi, anche di più, oppure 20 euro per chi volesse essere sostenitore. C'è anche la possibilità di lasciare dei biglietti aperti, perché chiaramente i cittadini ucraini non pagheranno il biglietto, saranno ospiti, ma chi vuole glielo può offrire, quindi può comunque dare un contributo passando da teatro e lasciando un biglietto sospeso per questa occasione. Vi aspettiamo. E così è molto bello che altrove teatro, così come in tante situazioni le associazioni, gli operatori del mondo della cultura si siano attivati per creare una sorta di contrappunto della bellezza all'atmosfera cupa che questa guerra procura a noi e al disastro che procura laddove sta avvenendo. È importante perché laddove si esprime ciò che di meglio gli uomini e le donne sanno fare, cioè nel mondo dell'arte e dello spettacolo, pensare che quel prodotto venga dedicato a chi in questo momento non può fruirne, è costretto a rinunciarvi pur essendo appartenendo a un popolo che ha una grande tradizione di passione per il teatro, per lo spettacolo in generale, è un modo per tenere alta la nostra attenzione, per concretamente esprimere un gesto di solidarietà e per far sentire la presenza della comunità anche a quei cittadini ucraini che ci hanno raggiunto nel frattempo e che sono sul nostro territorio ora. Io ho visto la gioia relativa, ma il sentirsi sollevati e accolti di tanti ucraini e ucraine che sono qua e che hanno potuto magari condividere con noi momenti di questo tipo. Quindi li ringrazio davvero molto, perché è uno spettacolo importante, è bellissima l'idea del biglietto sospeso, io ne acquisterò senz'altro almeno uno, invito tutti a farlo e a partecipare, perché dobbiamo far sentire la nostra voce. Come vedete la legge della comunicazione è spietata e già la guerra occupa le colonne esime dei quotidiani, almeno non ci siano fatti eclatanti.
sembra quasi che non ci sia più, ma la guerra in realtà c'è, sta andando avanti, e il popolo ucraino sta soffrendo e dobbiamo necessariamente tenere alta la nostra attenzione su questo momento. Insieme a Marco Predieri era tanto tempo che volevamo fare qualcosa, cioè ci chiedevamo come cittadini che cosa potevamo fare in più per l'Ucraina. E ci è venuto in mente di organizzare questa serata di beneficenza sia per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di medicinali, ma soprattutto l'obiettivo è quello di far sentire i bambini, i ragazzi che sono arrivati a Firenze parte della nostra collettività. E quindi questa serata ha questo scopo, cioè lo scopo di lasciare un pochino a casa i dibattiti, le tavole rotonde, quelle propagande che diciamo ultimamente sono anche fuorvianti e pensare alle persone. Quindi come associazione ho cercato di fare rete con le altre associazioni fiorentine, abbiamo coinvolto 8-9 associazioni fiorentine, proprio per dare la sensazione di un abbraccio, cioè Firenze con il suo volto più bello, più sano, che è quello dell'associazionismo, che abbraccia la popolazione ucraina. E lo facciamo con un linguaggio universale, che è quello della cultura, dell'arte. Non a caso Firenze è una città storicamente gemellata con Kiev. Kiev la scorsa settimana, dopo 100 e rotti giorni di bombardamenti, ha riaperto uno dei suoi teatri, quindi questo è un segnale forte, un segnale che la cultura può creare inclusione e questo è lo scopo appunto della serata, che porta il nome di un fiore per l'Ucraina, cioè sboccia un fiore per la popolazione ucraina. Abbiamo abbracciato questa iniziativa perché secondo noi è importante che il teatro faccia sentire la sua voce in un momento in cui c'è fin troppa confusione, che si faccia silenzio, che si guardi al cuore. Il teatro, lo spettacolo dal vivo fa questo e noi siamo orgogliosi di poter fare questo. Penso che l'iniziativa possa avere ancora più validità se viene abbracciata da tutti coloro che sentono di poter dare un contributo, quindi vi invitiamo non soltanto a venire allo spettacolo perché è uno spettacolo di altissima qualità, ma anche e soprattutto a non lasciare sole queste persone che saranno fra il pubblico a Firenze, a non lasciare soli i bambini, i cittadini ucraini che Firenze ha accolto, ad abbracciarli con noi artisti. Vi ringrazio. A Torrita di Siena torna con un ricco cartellone il Torrita Blues, che si svolgerà dal 23 al 25 giugno in piazza Matteotti, richiamando appassionati da tutto il mondo. Tre serate all'insegna di musica, cultura e intrattenimento, ma anche temi sociali, con una cena dedicata alla popolazione ucraina. Il festival, giunto alla 34esima edizione, è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Diciamo che la ripartenza è veramente alla grande, perché avremo, intanto si inizia con una serata di solidarietà, perché ci sarà la classica cena in piazza con ospiti dei profughi ucraini che sono in zona in diocesi. Qui, oltre a questo, ci sarà anche le semifinali nazionali dell'Italian Blues Union. Si passa poi al venerdì, dove abbiamo come ospite un grande nome, Alex Britti, preceduto anche da una band italiana, sono lombardi, Cech Franceschetti e The Stompers. Sarà anche questa una piccola chicca che aprirà il concerto di venerdì. Sabato io la definisco una seratona, perché è da tanto tempo che aspettiamo questi artisti. Inizieranno due grandi performer inglesi, uno è Paul Lamb, un armonicista, uno dei più importanti nella scena musicale inglese, e dopo ci sarà
ovviamente Kirk Fletcher, che è uno degli emergenti più volte nomination ai Blues Grammy Award, viene con la band originale americana e quindi sarà veramente un grande spettacolo, sia il venerdì ovviamente per sentire Alex in una situazione molto blues, direi, perché ritorna alle origini, e poi ovviamente il sabato chiuderà con questi due grandi artisti internazionali. Quindi il Teorita Blues ritorna, diciamo, a, se mi consentite un termine, ai fasti del pre-Covid, insomma. Un'iniziativa, e che iniziativa, 30 anni di Teorita Blues, è una cosa, un'esperienza molto bella, importante, e devo dire, quando si giudicano le iniziative, le esperienze culturali, i progetti, si deve sempre guardare i frutti. Io credo che 30 anni siano un signor frutto e che si debba essere orgogliosi di questa iniziativa, che fa capire e testimonia come la Toscana abbia nella cultura e nell'attività culturale uno dei suoi asset fondamentali. Per noi la cultura è lavoro, impegno, è vitalità dei territori, senso di appartenenza, è una linea di sviluppo che vorremmo sempre più, con la Commissione e con la consigliera Rosignoli, che è di Teorita ma appartiene alla Commissione Cultura, vorremmo far diventare davvero un mantra, un convincimento che tutti i toscani e le toscane debbono avere. La cultura rende migliore l'aria che respiriamo, le esperienze culturali come Teorita Blues rendono migliore l'aria che respiriamo tutti, chi ci lavora e chi non ci lavora, chi va ai concerti e chi non ci va. È importante che ce ne siano molte, e dobbiamo essere molto grati agli organizzatori che fanno salti mortali con le poche risorse che spesso riusciamo a destinare a questi obiettivi per realizzare cose belle che migliorano la vita di tutti e che davvero rendono onore a una storia, a una tradizione, ma anche a un futuro che noi vogliamo avere e vogliamo raccontare per il nostro territorio. Con la cultura si mangia e la cultura fa stare bene, fa stare meglio tutti. La musica poi è la cultura che ci accompagna dalla mattina alla sera qualunque cosa facciamo, anche se non stiamo solo con l'orecchio teso, e quindi è tanto più importante. Non dico niente sul genere perché non ho le competenze, ma è una bellissima esperienza, ripeto, e 30 anni lo dimostrano. 34esima edizione, il Comune è sempre stato dalla parte del blues in tutti questi anni e stiamo allestendo come sempre un bel palco, una bella copertura, e la nostra piazza Matteotti saprà accogliere queste tre giornate interessanti. Anche la prima, che è fuori programma da un certo punto di vista, ci sarà una scena pro-Ucraina con anche le semifinali dell'Italia Blues Union. Poi la serata forse clou per i meno, diciamo così, per i meno esperti del blues, è quella con Alex Britti, quindi la serata del venerdì, e poi invece sabato si concluderà il 34esima edizione con una serata più di nicchia, dove esperti di blues sapranno sicuramente ascoltare questa musica tanto cara al nostro territorio. Ma diciamo che il Teorita Blues è una realtà molto consolidata nel territorio di Teorita e di tutta la Val di Chiana, ma non solo. Ha richiami di appassionati della musica blues non solo da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, tutto il mondo. Nel 2016 è stato ospitato a Teorita di Siena le finali europee del blues, che ha visto partecipare artisti di 22 paesi europei, e che comunque è stata una manifestazione bellissima, ma che ogni anno si ripropone con artisti di fama nazionale ed internazionale per tre giorni di bella musica, cultura, intrattenimento e anche temi sociali. Viene sempre fatta anche una cena dove quest'anno, insomma, il tema è ovviamente l'Ucraina, e l'incasso sarà devoluto agli ucraini, ai tutti i richiedenti aiuto, e c'è sempre anche uno scopo molto sociale. È una bellissima manifestazione dove la musica fa da protagonista, e insomma io invito tutti a partecipare al Teorita Blues dal 24 al 26 di giugno. Thank you.